In questo nuovo video andremo a parlare di decisioni euristiche e di come per la maggior parte possono cambiare il modo di vedere la realtà. Sentendo questo termine, quindi qualcuno storcerà il naso, anche perché penserà: ma non lo conosco, oppure è il solito argomento noioso e quindi mi conviene staccare il video. Invece è quello che non devi fare. Anche perché per la maggior parte noi prendiamo molto spesso decisioni euristiche, di cui difficilmente ce ne troviamo pentiti. E quindi volevo appunto approfondire questo argomento qua. Quindi che succede? Quando c'era ancora l'Homo sapiens, dico quello antico, e lui è stato il primo che ha dovuto prendere per l'appunto delle decisioni euristiche. Anche perché in un ambiente del genere dove bisognava procacciarsi del cibo e quindi decidere se sopravvivere o meno, si sa, l'uomo di quei tempi cacciava o diventava preda. Così è un po' per noi adesso. Quindi, che cosa dovremmo fare quando ci sentiamo indecisi su qualcosa? E lessi qualche giorno fa qualcosa che riguardava per l'appunto il conto alla rovescia. E secondo appunto alcuni esperti, contando alla rovescia, conseguentemente noi qualcosa la decidiamo senza magari pensarci su. Ho fatto una prova io su di me ed effettivamente è così. Quindi che succede, no? Cominciando a contare alla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1. Non so che faccio, dai, quasi quasi la mando con la mail e mi butto e come va va. Ed è questo il principio che ognuno dovrebbe, diciamo, avere quando deve affrontare qualche situazione, diciamo, che potrebbe cambiargli la vita da un giorno all'altro. Essendo una yogica dichiarata, non poteva mancare la parte meditativa, e quando vi sentite proprio agitati, che avete il cuore a mille, vi basta semplicemente avere una parte comoda dove potervi stendere, mettervi in qualunque condizione, anche con la testa appoggiata su uno schienale, e stare così e contare da 100 fino ad arrivare poi ai primi numeri, in questo modo: 100, 99, 90, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90 e via dicendo. Fino a quando non provate un senso di distensione totale, così come lo sto provando io adesso. E ciò che proprio dovete evitare di fare è quello di autocommiserarvi o dire a voi stessi che davanti a quella situazione voi non vi sentite pronti o avete paura che non la riuscite, diciamo, ad affrontare. Quello che ci serve a noi, nella maggior parte delle occasioni, è proprio la sicurezza di sé, delle nostre capacità e di quello che vogliamo dare in quel momento, poi specialmente davanti praticamente a una commissione o a qualsiasi cosa, e si sa, gli studenti lo sanno molto di più di me, di quello che si affronta quando, insomma, viene la solita ansia da prestazione che per l'appunto potrebbe rovinare tutti i piani o far dimenticare a uno studente tutto quello che ha studiato e quant'altro, ed è veramente complicato. Ma bisogna essere più convinti e avere più sicurezza delle proprie capacità. Questa è una cosa fondamentale. L'altra cosa che ho sperimentato su di me, essendo una persona timida, è praticamente questo approccio con il coaching. Si chiama così, e facendo uno spelling di quello che significa, non è altro che un modo di comunicare attraverso le proprie passioni e anche interessi. Ciò significa, no, che se dall'altra parte è una persona che, diciamo, non può avere un dialogo perché magari la pensate in altro modo su qualcosa o diciamo non siete dello stesso campo, e d'altra parte sarà difficile che vengono gli argomenti, specialmente se siete timidi da entrambi le parti. Invece, se con quella persona, no, cominciate a parlare, io ad esempio posso avere un'affinità con quell'altra persona perché siamo nello stesso mondo, quindi ci capiamo in tutto e per tutto, e così deve essere anche per quanto riguarda voi. Quindi non ci vuole niente, quando ci sentiamo più timidi, a trovare l'argomento o quel qualcosa che poi ci sprona a parlare e a diventare sciolti. Tutto sa che bisogna avere le stesse passioni e condividere ciò che si fa. E spero che questo video vi è piaciuto e che vi siete sentiti anche coinvolti, una cosa che a me interessa, non per un fatto di visualizzazioni, poco mi importa, ma piuttosto
per la vostra visita, quella è fondamentale. E ci vediamo al prossimo video e dai, vi abbraccio.